Teresa, grazie a nome di Anna e di tutti noi. Ringraziamo anche il dottor Nini Portillo, commissario dei consorzi di bonifica di Puglia, per la sua presenza gradita. Oggi ci troviamo qui per condividere un momento significativo di un percorso che ci condurrà alle amministrative 2020 del nostro Paese. Prima di introdurre la nostra candidata sindaco, permettetemi di spendere qualche parola, o più di una, nei confronti del team che ha visto in lei, in Anna Paladini, la figura in grado di rappresentare quanti di noi non accettano più, non si identificano più con un governo, una forma di governo anacronistica e stantia. Quanti di noi hanno visto in lei una possibilità di cambiamento, perché una forma di governo che non rispetta gli interessi di cittadini di ogni ordine e di ogni grado. Ringraziamo questo team che su più fronti si spende quotidianamente e lo fa ciascuno secondo le proprie competenze e le proprie risorse. Segue questo programma con tenacia e con orgoglio e quindi ringraziamo tutti quanti voi, ci aiutate in questa collaborazione proficua, pensiamo, per la riuscita di questo progetto, il progetto per Porto Cesareo. Passiamo alla nostra candidata sindaco. Quando mi è stato chiesto di introdurla e di presentare il suo nome, io ho associato subito a lei un concetto, il concetto di talento. Il concetto di talento. Che cos'è per me il talento? Il talento è una dote. È una dote che possiedono coloro che compiono, che sono in squadra, che fanno musica, che dipingono. Ecco, Anna possiede un talento. Per quale motivo? Perché a lei riesce bene qualcosa che ad altri invece riesce con difficoltà. Qual è il suo talento? Lo ha dimostrato con il suo stile di vita, con la sua tenacia, con la sua affabilità. E quanti hanno avuto modo di conoscerla o avranno modo di conoscerla in seguito, possono notare subito questa dote in lei. È vero, Anna vuole essere se stessa, è importante per un leader essere se stesso, se uno è costruito viene subito meno, non c'è sostanza e se ne accorgono tutti di questo, se ne rendono conto. Il talento quindi è in lei, però è come qualsiasi dote, è importante saperla coltivare con una squadra, allenandosi, impegnandosi a sostegno quindi della propria squadra, reciproco sostegno. La squadra sostiene lei e lei sostiene la squadra grazie alla sua grinta, al suo carattere. Molti di voi, sono sicura, perché io mi riconosco in lei tante volte. A volte si dice che ci siano delle persone che hanno le spalle coperte, però non basta questo, non basta avere le spalle coperte, perché bisogna dimostrare anche di essere intraprendenti e di saper fare. Questo Anna lo sa fare e ce lo ha dimostrato sempre nel corso della sua vita. Sono tante le sue doti, la capacità di intraprendenza, la capacità manageriale. Questo lo possiamo trovare in lei ogni giorno, quando riesce a coniugare gli impegni di donna, madre, lavoratrice, lo fa con una forza ed una semplicità al tempo stesso, quindi sicuramente sarà in grado di mediare quelle che sono le richieste dei cittadini, ma anche le visioni diverse della sua squadra, dei membri della sua squadra. Lo sa fare perché sa ascoltare. Parliamo dei giovani. Io mi trovo in un contesto lavorativo in cui sento parlare spesso di giovani, che cosa si deve fare per loro, che cosa bisogna dire ai giovani. Ai giovani sì, bisogna parlare, però bisogna dare anche degli esempi concreti e Anna è un modello per le future generazioni, un modello di tenacia, di costanza e a volte forse qualcuno, anche suo marito potrà provarlo, di stacanovismo, non si ferma mai, non si è mai fermata, sicuramente si è sempre movimentata, lo ha fatto nel passare da una forma imprenditoriale ad un'altra, ha studiato
e ha saputo ascoltare delle guide. Anche lei ha avuto delle guide, questa è la sua capacità, quella di saper ascoltare, e noi siamo sicuri che lo saprà fare anche con i concittadini, perché è questo che lei e la sua squadra vogliono, ascoltare i cittadini per coniugare e trovare le innovazioni fondamentali che il nostro di cui il nostro territorio ha bisogno. Noi la ringraziamo per questo, per la sua tenacia e costanza, e sicuramente non ci deluderà. Buonasera a tutti, grazie professoressa Margherita Panizza, davvero mi sono commossa, veramente, grazie per il modo in cui mi hai presentato. Per chi mi conosce lo sa che sono parole prive di retorica, che non amo la retorica, sono molto incisiva, mi sono spesa in questo modo perché ci tenevo a farlo e perché mi piacciono le persone che lottano nel quotidiano, non mi piace chi giace sugli allori, e quindi l'ho fatto con piacere. Grazie di cuore davvero. E ci tengo a dire che questo pensiero non fa altro che rafforzare l'impegno preso verso voi tutti. E darò il meglio affinché il nostro progetto, grazie al vostro aiuto, venga realizzato, finalmente realizzato. Intanto saluto i nostri ospiti, il senatore Salvatore Ruggeri, assessore di Giulia Golfo, che voglio precisare, è l'assessore delle politiche sociali, e cioè colui che si occupa dello sviluppo dell'occupazione, della tutela del lavoro, delle politiche sociali a sostegno delle famiglie bisognose. Ringrazio anche il consigliere Mario Pendinelli, componente della quinta commissione, ambiente, che si occupa dell'ambiente e dell'urbanistica a tutela della Regione Puglia, delle risorse naturali e lavori pubblici. Soprattutto voglio ringraziarlo perché proprio lui ha creduto in noi, nel nostro progetto e nella volontà di cambiamento. Ovviamente un grazie speciale lo rivolgo a tutti i nostri sostenitori che quotidianamente ci accompagnano, al nostro amico Giuseppe Massa, davvero un caloroso grazie a tutti voi qui presenti. Infine presento alcuni dei nostri candidati, solo alcuni qui presenti. Espressione giovane e professionale. Cominciamo con la giovanissima Letizia Durante, maestra di ballo. Giovanni Indirli, l'avvocato Gabriella Greco, è doveroso e davvero da me, per me sono piena di orgoglio nel presentare Luigi Panizza. È lui che rappresenta il vero bagaglio storico e culturale del nostro paese, del vostro paese. Sono orgogliosa davvero di fare parte di questo gruppo, un gruppo consolidato, dove si dimostra coerenza e coesione, ma soprattutto tanta grinta nel cambiamento. Davvero grazie. E ora voglio spendere una parola per descrivere il nostro simbolo. Il nostro simbolo, sì, amo Porto Cesareo. E faccio una premessa doverosa. Porto Cesareo per noi è Torre Labillo, il Poggio, la Strea, Punta Prosciutto. Noi vogliamo valorizzare questi territori,
territori che amiamo. E partiamo proprio da dove la pillo, che è la nostra vera risorsa, il nostro fiore all'occhiello, grazie ai suoi rinomati lidi e alle sue acque cristalline. Fatta questa, era doveroso fare questa premessa, perché molte volte Porto Cesareo, sì, amo Porto Cesareo, e giustamente molti si chiedono, ma voi fate parte di Porto Cesareo. Ecco, il nostro simbolo contiene due significati. Sì, amo Porto Cesareo, perché noi amiamo il nostro territorio, voi lo amate, e siamo Porto Cesareo vuol far intendere la nostra unione, perché Porto Cesareo potrà crescere solo grazie a voi, sarete voi a guidarci. Questo territorio ormai sta urlando il cambiamento e l'innovazione. E io sono qui ad illustrare alcuni dei punti programmatici. Voglio partire da Torre Lapillo. Torre Lapillo che necessita di interventi urgenti. Cominciamo dal riordinare la segnaletica stradale. Permettetemi di dirlo, che a Torre Lapillo ci si arriva con facilità, ma l'uscita è davvero difficile. Parliamo del flusso di automobili a senso unico, è stato un fiasco, ha creato davvero gravi disagi, e ci tengo a dire che nel momento in cui metteremo mani al piano di viabilità, voi ne farete parte, noi sarete voi insieme a noi a non permetterci più di commettere gli stessi errori fatti da altri. Intendiamo lavorare con le vostre segnalazioni. Inoltre, a proposito della necessità di decongestionare il traffico estivo, frutto di annose lamentele da parte dei turisti e dagli stessi cittadini, abbiamo individuato un sistema di apertura di un'arteria che dai bacini porta direttamente verso la strada stradale. Provvederemo al rifacimento del manto stradale su diverse aree ad oggi completamente abbandonate. Sarà istituito uno sportello di polizia locale per affrontare insieme a voi, per far fronte ad ogni segnalazione. È mia intenzione, se me ne darete modo, di essere presente sul vostro territorio. Sarà istituito uno sportello dove io verrò una volta a settimana per concretizzare insieme a voi, per darvi delle risposte dirette, reali e non fantasticare, promettere. Occorre inoltre l'immediato ripristino del presidio di pronto soccorso a Torre Lapillo. Verranno ripristinate le isole ecologiche per lo smaltimento dei rifiuti differenziati e verrà istituito un parco giochi per bambini, perché anche a Torre Lapillo ci sono i bambini, eh? Questi sono solo alcuni dei punti programmatici del nostro progetto. Il resto sarà poi esposto nei nostri prossimi incontri. Quanto invece a Porto Cesareo? Porto Cesareo necessita di un'immediata, abbiamo la necessità dei parcheggi, sappiamo di cosa stiamo parlando. Dobbiamo decongestionare il traffico estivo mediante la nascita di nuovi parcheggi decentrati, rafforzando il servizio navetta che porti turisti e non verso il centro. E questo punto lo ritengo essenziale per il nostro paese, perché finalmente possiamo dire che Porto Cesareo con questo servizio potrà essere all'avanguardia delle aspettative che merita, all'avanguardia del turismo che annualmente fruisce del nostro territorio. Inoltre sarà individuata un'area decentrata destinata alla sosta camper. Come vediamo, i camper al centro non fanno altro che deturpare la nostra natura, il nostro panorama. È necessario l'immediato potenziamento di vigili urbani. È davvero inammissibile che nel periodo estivo
non ci sia un vigile nei centri nevralgici del traffico. Sarà intensificata la pubblica illuminazione nel centro storico e nelle vie laterali, perché il centro storico non è solo il corso, abbiamo anche le vie traverse. Nel centro storico noi c'è la necessità di un immediato intervento di decoro urbano, e questo sarà fatto grazie agli incentivi comunali, cosicché possiamo rendere omogenea e accogliente la passeggiata per il turista, la passeggiata anche per noi, perché no? E anche qui purtroppo oggi è stato subito davvero un declino con la chiusura di molte attività. Parliamo di realtà, eh? Tutto questo avverrà sempre relazionandoci con voi cittadini e con voi commercianti, affinché ogni vostra esigenza, ogni vostra necessità sia enormemente tutelata. Intendiamo integrare la pulizia quotidiana, diurna e notturna dello smaltimento dei rifiuti differenziati presso le strutture commerciali. Questo sarà intensificata la pulizia delle strade, presso strade che ad oggi risultano inesistenti. Questo mediante l'integrazione del capitolato d'appalto, ad ora risultato davvero insufficiente. E non dimentichiamoci dei nostri figli, noi abbiamo un disastro nelle scuole, le scuole sono davvero disastrate, mancano di disinfestazioni, mancano di controlli periodici. Ce lo ricordiamo quando accade qualcosa, ce lo ricordiamo solo quando accade qualcosa. Un occhio particolare inoltre ai nostri pescatori, poiché la pesca per Porto Cesareo resta fondamentale, il settore primario per le nostre famiglie, è una risorsa preziosa che assolutamente non va trascurata. I nostri pescatori necessitano ancora oggi di strutture portuali che noi intendiamo realizzare, noi le realizzeremo. Ci occuperemo della nascita di un centro ludico da 0 a 3 anni, con integrazione del campo estivo a chiusura delle scuole obbligatorie, così da permettere a molte famiglie di poter lavorare, perché dobbiamo sapere che molti rinunciano a lavorare perché non sanno dove portare i bambini. Intendiamo potenziare l'energia elettrica con la realizzazione di apposite cabine. Al fine di consentire a tutti gli esercizi commerciali di lavorare serenamente, senza provocare e subire disagi. E mi riferisco agli ultimi episodi denunciati nel periodo estivo trascorso. Hanno davvero arrecato grandi danni. È nostra intenzione di promuovere con le attuali associazioni, senza scegliere il colore politico, dobbiamo finire di fare una selezione tu sì e tu no. Siamo tutti uguali. Questo lo faremo con manifestazioni culturali, artistiche, quali sagre, notti bianche, la domenica rosa, il sabato in festa e non solo il periodo estivo. Noi abbiamo bisogno di mettere in movimento il sabato e la domenica a Porto Cesareo. Porto Cesareo non sta morendo, è davvero ridotta male. Sabato e domenica è un deserto. Il nostro programma inoltre prevede la realizzazione di un centro sportivo con piscina, stimolando i giovani all'attività sportiva e soprattutto integrando i diversamente abili. Finalmente sarà messo in funzione il campo sportivo, salvandolo dall'insana decisione di collocare l'ecocentro in sua prossimità. L'ecocentro sarà collocato in una zona decentrata.
grazie alla politica welfare, ci occuperemo dell'assistenza alle famiglie bisognose, famiglie disagiate. Soprattutto in collaborazione con la Curia sarà realizzata presso un terreno già individuato, noi non diciamo parole, non decantiamo cosa, ma in realtà nascerà la casa per anziani. Inoltre verrà individuata in un'area periferica una pensione per cani affinché il turista che viene in vacanza possa sapere dove portare il proprio animale domestico. Questa è davvero una necessità, un'esigenza che ci rendiamo conto tutti, non possiamo dare questo piccolo servizio. Daremo maggiore attenzione al verde pubblico. Verrà promossa l'istituzione di una cooperativa formata da giovani, per invogliarli soprattutto, che si mettono a disposizione per la pulizia delle spiagge e del litorale. Sarà spostato il mercato settimanale nel periodo estivo, in aree periferiche ovviamente facilmente raggiungibili. Noi garantiamo, ci impegneremo col massimo delle nostre forze a far partire la funzione della rete fognaria. E non si può più sentire che a Porto Cesareo un servizio così essenziale è ancora mancante. E appena messa in funzione la rete fognaria sarà realizzato il tanto atteso basolato. Oltretutto saranno eliminate le transenne volanti. Non vedremo più transenne volanti. Io chiudo il mio intervento promettendovi il mio impegno ad essere sempre presente, non con orari e giorni prestabiliti. Io sarò presso il comune a vostra disposizione, anche se dire io sono sempre di un parere, io nella mia attività lavoro così, la critica del cliente mi ha fatto crescere, non ho mai detto il mio è l'albergo più bello, non è così, non è mai così, le nostre cose hanno bisogno sempre di andare al meglio e questo vorrei fare, grazie al vostro aiuto, vorrei fare questo a Porto Cesareo. Tutto questo sarete solo voi a renderlo possibile, solo se ci sosterrete e solo se ci aiuterete. Io vi ringrazio di cuore e passo la parola ai miei superiori. Buonasera a tutti, prima di tutto un saluto e un affettuoso augurio ad Anna e poi grazie per essere presenti. Io vi voglio soltanto raccontare perché sono qui e perché mi sono trovato a Porto Cesareo. Il motivo per cui io sono qui è anche un segnale che spiega come questo gruppo lavora. Io sono vicepresidente della commissione, diceva Anna, lavori pubblici, urbanistica, ambiente, trasporti della regione e a un certo punto incontro un gruppo di persone che conoscevo Luigi, conoscevo Ronzino, ma così ci eravamo visti qualche volta, ma li incontro ufficialmente attraverso Giuseppe perché mi pongono un problema del quale in regione si stava discutendo e che è la famosa questione della inedificabilità dei 300 metri dalla costa. Inedificabilità non delle aree agricole, non delle aree che sono oggetto di variante urbanistica, no, l'inedificabilità sulle aree che sono classificate come aree edificabili per una serie di vicende che si sono sviluppate nel passato, ma che naturalmente sui comuni costieri comportano una grossa difficoltà e soprattutto in alcuni casi comportano la negazione di un diritto riconosciuto. Io ho acquistato un terreno, sono proprietario di un terreno edificabile, a un certo punto me lo ritrovo non edificabile. Perché è intervenuta una questione superiore, cioè un vincolo per esempio idrogeologico, si allaga? No,
perché è intervenuta una questione importante, c'è un bene architettonico, c'è un bene storico, monumentale da preservare, no, semplicemente perché nel passato c'è stata una così piccola disfunzione nella predisposizione delle norme, e quindi lo strumento regolativo della regione sovraordinato, il piano particolareggiato del territoriale tematico, il PPTR, di fatto contiene al suo interno una piccola contraddizione. Nel mentre dice che le aree edificabili rimangono tali e sono soggette soltanto al parere paesaggistico, nel momento in cui va a elencare una serie di aree vincolate con delle schede, si chiamano schede PAE per gli addetti ai lavori, inserisce invece quelle aree fra l'elenco delle zone sulle quali non si può realizzare niente. Un errore del quale io ho parlato anche con l'assessore Barbanetti, assessore regionale del vecchio governo regionale, cioè diciamo l'assessore all'urbanistica, oltretutto professoressa, architetto, mamma del PPTR, la quale mi dice sì, in effetti queste cose accadono quando si approva uno strumento così complesso, è facile che si possa, diciamo, nella prima fase di applicazione si possa andare a verificare che forse qualche errore si è fatto. Sono cose fisiologiche, vanno corrette. Di fronte alla mamma del PPTR che dice vanno corrette, invece c'è un'altra linea, una politica che invece frena, perché affrontare le questioni delicate è sempre molto spinoso e quindi si preferisce molto spesso fare come uno struzzo, si mette la testa sotto la sabbia. Perché vi ho detto questo? Perché gli amici di Porto Cesareo, con la capacità di affrontare i temi, di affrontarli anche dal punto di vista tecnico-amministrativo, sono stati coloro che, dopo una riflessione, mi hanno spinto a fare una convocazione della Commissione regionale, convocazione che è avvenuta prima con le strutture tecniche della Regione, che ha avuto una seconda seduta alla presenza degli ordini professionali di Puglia, quindi i testimoni di questo sono il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Lecce, l'Ingegnere dell'Anna, sono il Presidente del Collegio dei Geometri della provincia di Lecce, che oltretutto hanno organizzato a Bari, nella sede del Collegio dei Geometri di Bari, una riunione a cui erano presenti i delegati dei consigli di tutta la Puglia, e abbiamo in quella sede poi chiamato l'assessore all'urbanistica, che ha preso l'impegno, e da quella iniziativa è nata la delibera con cui la Giunta regionale ha convocato il tavolo tecnico previsto nelle norme del PPTR, che è lo strumento attraverso il quale la Regione e il Ministero dei Beni Culturali si siedono a tavolino e cominciano a ragionare. Quindi sostanzialmente, se questa iniziativa in Puglia è stata assunta, questa è stata assunta perché io sono stato semplicemente lo strumento per portare avanti alcune riflessioni che qui a Porto Cesareo sono nate e che hanno trovato poi l'apprezzamento, la condivisione su tutto il territorio regionale, non solo delle persone competenti in materia specifica, quindi degli ordini professionali, ma anche di tutta una serie di operatori e di amministratori che si sono accorti poi che vivevano quelle stesse difficoltà, magari in misura ridotta rispetto a quelle di Porto Cesareo o di altri comuni costieri, ma che comunque le vivevano. E soprattutto di una serie di persone, perché poi l'attività di governo della cosa pubblica deve avere sempre come obiettivo quello della persona, perché la persona poi il destinatario di ogni nostra azione deve essere la persona, che deve essere il primo obiettivo, la prima cura che la gestione della cosa pubblica deve avere. Quindi si è aperto un fronte enorme che andava nel riconoscimento dei diritti e non nel riconoscimento di diritti che dovessero soverchiare quello che sono gli obiettivi che l'attività urbanistica deve avere, quindi la tutela del territorio, la salvaguardia dell'ambiente, no, dei diritti che dovevano trovare il giusto incrocio con quelle che sono la salvaguardia del nostro, con quello che è la salvaguardia del nostro territorio. Ecco, io lo dico perché questo va a merito, cioè una comunità deve anche sapere magari se al suo interno ci sono delle persone che affrontano i problemi in modo tecnico e che sanno, proprio in funzione di come seriamente li hanno affrontati, sanno e riescono a coinvolgere anche tutti quanti gli altri. Ecco, è nata questa collaborazione, ci siamo sentiti per questo aspetto, e poi di là è venuta anche fuori l'idea di una lista. Chiaramente questo poi è merito vostro, il fatto di aver creato le condizioni per trovare le giuste sinergie e per individuare anche una persona che credo sia, diciamo, evidenzi tutta la sua natura nelle cose che ha detto. Vedete,
quando si fa politica è molto facile fare discorsi lunghi e raccontare delle favole. Uno se lo prepara prima e viene e fa un bel discorso, poi si parla della cultura, si parla degli obiettivi del sociale, si parla di come si vuole disegnare il paradiso terrestre. Ci sono invece delle persone che vivono la loro realtà, vivono la loro quotidianità, vivono la quotidianità delle persone che stanno intorno e che arrivano e cominciano a dire: guardate che qui c'è il traffico che non va bene, poi c'è il parco giochi che manca, poi ci sono questi problemi dello smaltimento dei rifiuti. Cioè questioni che hanno una rilevanza in qualunque comunità, ma io credo che tutti quanti noi siamo d'accordo nel ritenere che in un comune turistico, in un comune come Porto Cesareo, che ha una costa così ampia, ma che è anche uno degli elementi che caratterizza il Salento all'esterno, perché quando si andrà fuori, quando si va fuori, ci sono due o tre comuni della provincia di Lecce che vengono sempre citati. C'è Lecce, il comune capoluogo, e poi, dato che il fenomeno turistico è incentrato sulla nostra costa, si parla di Porto Cesareo, di Gallipoli e di Otranto. Questi sono i tre paesi di cui noi sentiamo sempre parlare quando andiamo fuori. Ed è chiaro quindi che questi tre comuni non hanno una rilevanza e una importanza soltanto perché sviluppano un lavoro importante nel campo turistico per se stessi, hanno una rilevanza perché sono gli elementi di traino di un'economia che riguarda tutto quanto il territorio e che riguarda tutta quanto la nostra provincia. E l'affidare un comune a una persona che comincia a dire che quando io vado a casa di una persona la prima cosa che guardo, no? Credo che valga per tutti, se è ordinata, se... Quando io vado in un comune, vado fuori, che cosa guardo? Le strade, la iola, se è pulito, se è porto. Cioè è quello il primo impatto, è quello il biglietto da visita. E poi che cosa succede? Se mi fermo incomincio a vedere come funzionano i servizi. E questo riguarda l'esterno. Ma immaginiamo quanto sia importante poi il funzionamento dei servizi per chi ci vive. Perché poi non è che dobbiamo fare tutto in funzione del turismo, perché dobbiamo pensare al dato economico importantissimo, dobbiamo anche tenere conto che la qualità della vita delle nostre comunità è determinata dalla qualità dei servizi che diamo, dall'accoglienza che riscontriamo quotidianamente. E soprattutto, guardate, io l'ho ascoltata più volte, ha sempre detto: noi lo faremo insieme perché io sarò a fianco a voi, noi lo faremo insieme perché noi ascolteremo voi. Sapete, e io adesso un po' mi rode questo, sinceramente, però devo dire che poi si scopre molto spesso che quando ci si affida a una donna c'è quella meticolosità, quella determinazione, quella caparbietà che molto spesso noi uomini non abbiamo. La cosa non mi fa piacere, però bisogna anche ammettere. Quindi diciamo, una donna che è imprenditrice è una donna che secondo me ha la perfetta cognizione delle difficoltà che ci sono nel momento in cui bisogna mandare avanti qualcosa, dell'importanza di mandarla avanti bene e di quanto ci può essere un giovamento collettivo se le cose vanno bene. Ecco, io credo che in questi tre elementi si giustifichi la scelta che hanno fatto gli amici, perché io ogni tanto così ci sentivamo sempre per parlare di questioni tecniche, ma molto spesso poi nel parlare di questioni tecniche mi dicevano: stiamo valutandole. Alla fine hanno detto: abbiamo deciso, noi pensiamo di candidare Anna come candidata sindaco perché siamo convinti di mettere in quel posto una persona seria, caparbia, determinata, una persona che quando farà il sindaco non lo farà con l'idea di aver raggiunto un obiettivo e di potersi gloriare del ruolo di sindaco, della soddisfazione di mettere la faccia di colore. Lo farà sentendo soprattutto il senso di responsabilità, della necessità di dover rispondere ai cittadini e di dover fare qualche cosa di importante per la sua comunità. Perché, come vi dicevo prima, una comunità cresce con due obiettivi fondamentali. Uno, quello che molto spesso si trascura, cioè di fare le scelte piccole, di pensare alle piccole cose che sono fondamentali in un contesto generale, e seconda cosa quella di avere una prospettiva lunga, e cioè di non guardare, come si suol dire, sulla punta del naso, ma di avere la capacità di programmare ciò che ha bisogno di tempo, ma che poi finisce, anche se
per la realizzazione ha bisogno appunto di un tempo medio lungo, finisce per determinare la vera svolta e la vera, il vero passo in avanti per un paese e quindi per tutti quanti i suoi abitanti e cittadini. Detto questo, io credo Nini Borzil, commissario dei consorzi di bonifica, è andato via, ma voleva anche lui, mi ha detto saluto al nome mio, insomma dai un saluto, ma ci teneva anche a dare un augurio ad Anna. E da parte mia io non posso che dire che questa esperienza che è nata su questo aspetto tecnico che abbiamo voluto raccontare continuerà nella misura in cui noi potremo essere utili a sostenere questa azione di governo, questa azione politica, comunque essa sia, a Porto Cesareo, e soprattutto lo faremo con la convinzione che non avremo soltanto qualche cosa, qualche aiuto da dare, ma avremo soprattutto anche molto da imparare per ciò che vale non soltanto per Porto Cesareo, ma per tutta quanta la nostra provincia. Detto questo, io vi ringrazio ancora, un augurio ad Anna e a tutti i candidati. Passare la parola al senatore Ruggeri, perché quello che vi ho detto per le donne, poi c'è qualche uomo, no? La competenza, la capacità che lo esprime, quindi io almeno posso dare la parola al senatore Ruggeri, che ha dimostrato negli anni, anche sia come imprenditore che come politico, che poi la concretezza si può sicuramente trasmettere e trasferire sul territorio. Grazie mille. Buonasera a tutti. Vedete, noi stiamo vivendo un periodo molto particolare della nostra vita quotidiana. Ogni giorno ci fanno sentire in pericolo e chi più, chi meno dice che stiamo vivendo veramente un momento molto particolare. E se andiamo ad ascoltare o a vedere se qualcuno arriva da Bologna, da Milano, da Veneto, ci preoccupiamo tutti e questo non ci dà la possibilità di poter vivere serenamente, perché andiamo a dire: senti, stai lontano da me un metro e mezzo perché altrimenti mi potrebbe capitare qualcosa di pericoloso. Ma questo è il meno, vedete, lo dico così quasi ironicamente, però stando qui in una città di mare, una città che vive di turismo, sapete cosa significa per noi questo momento? Sapete cosa significa per noi stare con l'ansia di chi ha investito tanto e ha lavorato tanto per arrivare a concretizzare qualcosa e in questo momento vede vanificarsi quello che è un progetto estivo, quello che è un progetto di lavoro che in qualche modo noi tutti mettiamo nelle condizioni di poter andare a concretizzare. Questo è un momento che ci fa molto riflettere e molto riflettere ci fa anche quel metodo usato oggi, soprattutto nella nostra terra. Vedete, noi già siamo stati martorizzati per il discorso dell'ansia. Se oggi nel Salento iniziamo a martorizzare anche il turismo, allora questo vuol dire che arriviamo ad essere una terra del terzo mondo e noi non ce lo possiamo permettere. Perché ho fatto questo inciso? Perché vedete, nel discorso che ho sentito fare ad Anna, e devo dire che io come caro Mario Pendinelli, veniamo qui spinti da una persona amica che è venuta a trovarci in regione e che in qualche modo ci ha dato la possibilità di conoscere questa bella realtà che oggi si sta in qualche modo evidenziando e si sta portando a tutti noi, e non posso che essere soddisfatto della persona che ho conosciuto questa sera e di tutte quelle altre persone che si metteranno in discussione proprio per cercare di portare a voi tutti, amici di Porto Cesareo, la possibilità di poter avere qualcosa di nuovo, qualche possibilità di avere aria nuova. Vedi, cara Anna,
tu sei abituata a costruire, hai un papà che ha costruito tanto e perciò diciamo che pensare alla costruzione del futuro della propria cittadina è un problema che in qualche modo ti fa onore, perché è questo che voi giovani che venite e iniziate a portare avanti la politica e a vedere la politica come strumento per far crescere e per far crescere tutte quelle persone che ne hanno bisogno, questo non può che fargli onore. Hai parlato di welfare e hai detto anche cercheremo di fare una casa per gli anziani. Vedete, io in questo momento sto facendo un bando e metterò dei fondi a disposizione per quanto riguarda le case per gli anziani. Io spero che tu possa diventare subito il sindaco di Porto Cesareo, così a questo punto andremo a concretizzare quello che è il tuo desiderio, ma soprattutto il desiderio di tutti quanti i cittadini di Porto Cesareo, che dove possono dare a chi ormai ha raggiunto una certa età e ha bisogno di un ricovero dove trovarsi con degli amici che in qualche modo possono avere la possibilità di poter passare un momento di pensierettezza, di felicità, questo si può fare. Ma soprattutto le parole che mi hanno un po' fatto pensare e mi inorgoglisce questo fatto è quando, come ha detto anche l'amico Mario, ti metti a disposizione di tutti, coinvolgendo tutti, perché vedete amici miei, la politica è sinergia, la politica è coesione, la politica è stare insieme, perché se pensiamo che una persona sola possa raggiungere gli obiettivi che desidera, non si raggiungeranno mai questi obiettivi. Se pensiamo che una persona sola possa stravolgere il mondo, non avverrà mai. Se pensiamo invece che insieme, tutti insieme, si possa raggiungere gli obiettivi, allora questo è il motivo per cui oggi voi tutti siete coinvolti in questo percorso che dovrà portare Porto Cesareo ad una nuova era, ad una nuova vita, ad un nuovo splendore. Perché, guardate, Porto Cesareo, come ha detto il nostro amico, è una delle città dove tra l'altro ogni anno vede tantissimi turisti. E sapete che significa dare il messaggio ai turisti di una grande capacità organizzativa? Sapete che significa dare all'esterno la possibilità di poter dire io vado in una città dove c'è l'accoglienza massima? Perché questo è l'investimento che noi dobbiamo fare, perché quanto più servizi daremo, più il futuro sarà roseo. Quanto più ci metteremo a disposizione, più gli altri verranno da noi. Se invece pensiamo di poter concretizzare il tutto velocemente, pensando di arraffare oggi qui e domani lì, non arriveremo da nessuna parte. Ecco perché tutto quanto hai detto, cara Anna, è tutto vero. Quando hai elencato tutto il tuo programma, ed è un programma, devo dire, ambizioso, e che vi fa onore a tutti quelli che in qualche modo oggi state iniziando a prendervi questa responsabilità. Questo vuol dire avere a cuore quello che è il progresso e il futuro di questa città. E perciò il loro impegno non può essere il loro impegno, dovrà essere il vostro impegno, perché solo così noi possiamo ottenere quel risultato tanto desiderato. Sarà una campagna elettorale molto impegnativa, dove ci vedrà coinvolti anche per le regionali,
E siccome quando si pensa molto al proprio comune si trascurano anche le questioni regionali, io vi pregherei anche di pensare alle regionali. Perché dico questo? Non per me, perché io ormai ho raggiunto l'età del, non dico della pensione, ma in qualche modo voglio fare il padre nobile dei miei amici. Ma qui abbiamo una persona che non ha detto niente, una parola nei suoi confronti, e che bisognerebbe invece in qualche modo andare a dire che qualcosa di buono lo ha fatto, continuerà a farlo e merita ancora la nostra fiducia. Di questo sto parlando, di Mario. Una campagna elettorale molto impegnativa e dove ci vedrà spesso anche qui a Porto Cesareo, dove verremo a sostenere la nostra lista Siamo Porto Cesareo, Si Amo Porto Cesareo. Andremo a sostenere tutte quelle persone che in qualche modo ci metteranno la faccia per questa lista e per Porto Cesareo, ma sosterremo anche il nostro Mario Pellegrinelli. E su questo io vi saluto, non do gli auguri in questo momento, ma un bocca al lupo a tutti voi. Andiamo avanti, diamoci da fare, perché con l'impegno di tutti voi tutto sarà possibile. Grazie. Ringraziamo per il vostro prezioso intervento, formativo sempre per noi nuove leve, ecco, grazie davvero. E adesso, prima ho introdotto la nostra candidata dicendo che intorno a lei, in qualunque momento, quando si guarderà intorno, avrà delle persone valide che le daranno una mano. Abbiamo parlato di progetti, di cambiamenti per Porto Cesareo. Ecco, una Valentina, quindi una delle tue sostenitrici, Valentina Martina, oltre a questo impegno per il progresso di Porto Cesareo, ci ricorda anche la tutela dell'ambiente. Quindi progresso, innovazione, ricordandoci sempre di rispettare il nostro territorio, perché come dirà, poi vi leggerò un estratto da ciò che ci ha inviato, noi siamo l'ambiente, quindi non possiamo permetterci di deturparlo o di apportare dei cambiamenti notevoli senza tenere questo presente. Il sole invernale a sud del Capricorno tramonta poco prima delle 18. Un lunedì a San Paolo alle 16 non c'era più. La città è piombata in un'oscurità surreale. Non era un'eclissi, ma l'agonia dell'Amazzonia. Il polmone del mondo brucia. 12 milioni di ettari bruciata. Australia. 480 milioni di animali morti a seguito di un devastante incendio. L'Artico si sta sciogliendo. Una realtà che sembra lontana da noi, ma tremendamente vicina. Il mondo soffre. Recenti studi hanno sottolineato che l'ago della bilancia climatico viene dal sud dell'Occidente. L'Italia, in particolare il sud Italia, è l'elemento importante che aiuta a fronteggiare il grande problema climatico. Porto Cesareo ne è un esempio. Se ci guardiamo intorno, notiamo che negli ultimi anni il nostro territorio è diventato dimora di molte specie animali. Hanno scelto noi per nidificare, hanno scelto noi come punto di stazionamento durante il lungo viaggio migratorio. Le nostre acque, i nostri cieli sono colorati da nuovi colori. Siamo motivo di orgoglio di molte associazioni ambientaliste nazionali. Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare. Io sono me più il mio ambiente, e se non preservo quest'ultimo, non preservo me stesso. L'ambiente è dove tutti noi ci incontriamo,
dove tutti abbiamo un interesse comune e l'unica cosa che tutti noi condividiamo. Se Porto Cesareo avesse un diametro di pochi metri, se potesse galleggiare su un piccolo campo, la gente arriverebbe da ogni luogo per vederla, le girerebbe attorno, ammirerebbe gli esseri viventi che camminano sulla superficie e quelli che dimorano nelle sue acque. La dichiarerebbe sacra perché non venisse ferita. La nostra Porto Cesareo potrà essere anche piccola. Mia mamma mi hanno insegnato ed ho imparato che non si è mai troppo piccoli per fare la differenza. La tutela dell'ambiente e dell'avifauna è uno dei punti fulcro del nostro progetto politico. Come per noi esseri umani, la salute è il motore della vita e senza di essa non possiamo far nulla. Così l'ambiente è il nostro ossigeno. Il mondo ha bisogno di gente come noi, che prenda per mano la natura e la conduca alla rinascita. Grazie Valentina. Concludiamo la serata invitandovi a restare con noi per un piccolo aperitivo. Grazie a tutti per essere stati qui con noi.